Silvio Viale, per cominciare un commento sul Salone che va a iniziare, non voglio dire pronostico che sia un po' di calcistico, però soprattutto che cosa si aspetta e come lo vede, visto che viene ovviamente anche da mesi di organizzazione. Beh, vedo un salone molto grande, un salone pensato per accogliere il pubblico, per accogliere i torinesi, per accogliere i piemontesi, ma anche tutte le persone che vengono da fuori. Abbiamo lavorato per mesi anche con la città per essere un pochettino più accoglienti. Dico una nota di cronaca: ieri i ristoratori hanno dichiarato che staranno aperti fino alle 23, cosa che ci fa molto piacere, quindi mi aspetto un salone fondato sull'accoglienza verso tutti quelli che hanno l'attenzione su Torino in questi giorni. Ho visto che proprio poche ore fa ha voluto anche molto rassicurare pubblico e visitatori su questioni pratiche come lo snellimento delle code, la ristorazione aperta fino a tardi, insomma. Ma sì, è tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi. Poi speriamo, chiaramente non è che mi aspetto di annullare completamente le file, perché le file per un grande autore oppure per un firmacopie ci saranno sempre, però spero che si noti la maggior quantità di servizi pensati e programmati. Obiettivo di numeri, se ce l'avete? No, ma non abbiamo un obiettivo di numeri. Io credo che il salone non debba più rincorrere numeri. Devo dire che l'anno scorso abbiamo creato una dimensione un pochettino diversa, è un salone molto più grande, mi aspetto più o meno gli stessi numeri dello scorso anno, e quindi una dimensione cambiata ed importanza della manifestazione. Guardiamo ai contenuti più che ai numeri. In conclusione chiederei se vuole mandare già un messaggio, cioè stanno per arrivare i due ministri, Valditara e San Giuliano. Cosa vorrebbe dirgli in merito proprio a questo evento? No, ma io credo che appunto le cose importanti dell'evento si vedono, poi saranno loro, anzi siamo qua per ascoltarli, come ascoltare loro, come ascoltare le opinioni di tutte le istituzioni che parleranno oggi, e poi chiaramente soprattutto degli intellettuali, degli autori che parteciperanno nei prossimi giorni.